Ma Di Maio oggi ha anche detto un'altra cosa molto importante: la legge elettorale non si farà, o per meglio dire, faremo di tutto per fermare la legge elettorale a tutti i costi, vedrete. Che cosa vuol dire vedrete, Giarrusso, Mario Giarrusso, componente del Movimento 5 Stelle e anche della Commissione Antimafia? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Abbiamo già provato a farci sentire davanti all'ufficio di presidenza e siamo stati fermati con la forza. Volevamo pacificamente esporre la nostra posizione, chiedendo che venisse calendarizzato quello che i cittadini si aspettano, cioè il taglio e la fine dei privilegi, no? Il famoso vitalizio, e invece ci hanno allontanato e respinto con gli usceri e anche con qualche tafferuglio, devo dire, non causato da noi, ovviamente, che eravamo assolutamente, come siamo sempre stati, pacifici. Quindi riassumiamo anche per i nostri ascoltatori. Questa mattina c'è stato un sit-in, un presidio, come lo vogliamo definire, No, Giarrusso. abbiamo aspettato l'ufficio di presidenza, la riunione dell'ufficio di presidenza fuori dalla porta, assieme ai nostri colleghi, con un semplice cappello in cui chiedevamo civilmente fissate il disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi. Quindi una Nulla di più, vicenda per certi versi indipendente dalla legge elettorale, che no, invece lo ricordiamo. è molto dipendente da quella, perché per far passare questa legge indegna non fissano il taglio dei vitalizi. La legge sul taglio dei vitalizi è già approvata alla Camera, prima della legge elettorale. Non fissano un'altra legge che era già in discussione addirittura in aula al Senato e verrà rinviata probabilmente sine die a mai, la legge di tutela di chi denuncia dentro le pubbliche amministrazioni o dentro le amministrazioni private, tipo le banche, no? Voi sapete che se Certo. uno denuncia in questo momento lo massacrano, lo fanno a pezzi, lo licenziano, lo bombizzano. Bene, l'Europa ci chiede di tutelare queste persone e ovviamente tutto è passato, come si dice, in cavalleria, perché ovviamente dà fastidio, per far passare la norma, una norma che tutti stanno dicendo, anche chi non è ovviamente del movimento, che è una gran porcata. Senta Giarrusso, la fermo un secondo. Intanto è per chiarire che le parole di Maio, facciamo così, le facciamo intanto ascoltare, così chiudiamo il cerchio sul Rosatellum, le parole di Di Maio, così perché Di Maio ha chiarito l'ambito nel quale poi appunto lui dirà faremo di tutto. Ascoltiamo Di Maio. Noi faremo di tutto nell'ambito delle nostre prerogative parlamentari per fermarla, perché questa legge non è una legge che permetterà ai cittadini di avere un governo certo il giorno dopo le elezioni. Quindi diciamo, chiarite le prerogative parlamentari, io invece la volevo riportare sulla Sicilia. Mettiamo il caso che le faccio una domanda, un po' provocatoria, mettiamola così. Mettiamo il caso che voi invitate questi osservatori dell'OSCE a venire a controllare il voto. Mettiamo che loro non facciano in tempo per ragioni, non so, burocratiche. Mettiamo il caso che le elezioni si svolgono e che le vinca Cancelleri. Per quanto vi riguarda, quel voto è valido lo stesso oppure a quel punto poi chiederete Mi un controllo postumo? ascolti, quando c'è il voto di scambio politico mafioso, è evidente che i mafiosi si accordano con dei politici, non è che votano tutti, no? Si accordano per colpire una parte. È evidente, ed è evidente a tutti in Sicilia, che lo schieramento di soggetti pregiudicati, collegati con mafiosi, collegati con impresentabili, e compatto contro il Movimento 5 Stelle. Aspetti, Noi abbiamo Giarrusso, però lei sa Cuffaro condannato tanto. per mafia, Lombardo sotto processo per mafia, Berlusconi pregiudicato e in Vabbè, ma io le... no, Sicilia. però io Il le ho suo fatto un'altra. dell'unico dimenticato, stiamo parlando dell'unico che non fa campagna elettorale perché è in galera per mafia. Però dico, quindi lei dà già per scontato che in questo momento non ci sono in Sicilia le condizioni perché si possa votare in un clima di libertà e di. Noi abbiamo visto nelle ultime campagne amministrative cose inenarrabili. Ad Avola i mafiosi hanno indicato su Facebook il loro candidato ed è stato il più votato. Noi abbiamo chiesto al prefetto di intervenire, non ha fatto nulla. Il sindaco è là con la sua maggioranza, ottenuta anche grazie ai voti delle cosche locali. Davanti a tutti, palese, ma non è solo ad Avola. Abbiamo Anniscemi, Anniscemi. E sotto gli occhi di tutti le ultime elezioni e quelle precedenti, dice la Procura nazionale, la Procura distrettuale antimafia, sono state viziate dall'intervento delle cosche mafiose. Quindi lei dice, senza Abbiamo l'OSCE quelle vittoria, condizioni. Mi vittoria, perdoni, no, per quale chiarirci. vittoria? Tanto per chiarirci ancora, cioè possiamo continuare fino a Eh no, appunto, dopodomani. quindi lei mi risponda, cioè per chiarirci, se non arrivano gli osservatori dell'OSCE, per voi le elezioni in Sicilia sono truccate, diciamo, c'è un C'è grave un rischio. grave rischio per la democrazia. Ok.
che la discesa in campo, in massa, compatta, contro il movimento di soggetti collegati alla criminalità o comunque coinvolti in reati gravi, alteri il risultato delle elezioni. Ok. Senatore, prima di salutarci volevo portarla su un'altra notizia importante di giornata che riguarda una sua collega di Movimento. I nostri ascoltatori seguono i nostri notiziari, quindi sapranno che la sindaca di Torino, Chiara Pendino, ha ricevuto le ride, però insomma aspettiamo un commento anche su questo. Mi permette però solo di... Mi scusi. No, mi permette solo di riepilogare la questione, perché sennò chi ci ascolta non capisce. Un avviso di garanzia è indagata dalla procura, l'accusa è di falso in atto pubblico, in estrema sintesi, una vicenda nel bilancio del comune, questo è il punto, sì, questo è il punto, perché la posticipazione, detto in termini semplici, di un debito nel bilancio del prossimo anno, di un debito del comune, una cifra viene riportata di 5 milioni di euro. Sì. Debito che è stato fatto dall'amministrazione. Dalla giunta, dall'amministrazione precedente, sa assolutamente. Sa perché rido? Perché io sono nato, cresciuto a Catania. A Catania ogni settimana, ogni mese arriva una nota della Corte dei Conti che dice che il bilancio è falso, che le poste sono sbagliate, che i conti non sono veri, noi facciamo denunce, esposti, lo pubblicano persino i giornali favorevoli ad Enzo Bianco e non si muove foglia. L'Appendino approva il bilancio, due consiglieri di opposizione che hanno presentato un esposto in procura. Se ne vanno in procura, fanno un esposto e subito la procura manda l'avviso di garanzia. Perché ha fatto bene, faccia il loro lavoro, però si tratta sempre di debiti fatti, ricordiamo, dall'amministrazione precedente del PD, Fassino. Chiaro, non abbiamo fatto noi questi debiti, quindi si tratta di una posta del bilancio e su come appostarle nel bilancio queste somme ci sono discussioni a mai finire. Quindi su questo non c'è un problema, non si aprirà un problema, Giarrusso, non si aprirà un problema nel movimento, diciamo, su questa indagine. Ma stiamo scherzando per un debito di Fassino? Sto dicendo, a Catania stiamo parlando di centinaia di milioni di euro che appaiono e scompaiono, operazioni incredibili sul bilancio, sconfessati i revisori dei conti, interviene la Corte dei Conti, cioè non è che interveniamo noi. No, chiaro, chiaro. È chiaro. La Corte dei Conti manda al comune avvisi clamorosi e non succede niente. E allora vedremo come andrà anche questa vicenda. Ringraziamo il senatore Mario Giarrusso del Movimento 5 Stelle.